L'azione sindacale si fa sul territorio, lo voglio dire a gran voce, ma il territorio è parte integrante di un sistema di cui non si può e non si deve non tener conto. Da questa convinzione è seguita la scelta politica fatta nel 2005 in USR di costituire un unico dipartimento, un dipartimento ad hoc che opera in modo coeso e sinergico sui temi europei e internazionali, su quelli della cooperazione e su quelli della migrazione, quindi tre realtà specifiche che hanno fatto la scelta di lavorare in sinergia, il Dipartimento Europa, ISCOS, Lombardia e AMOS Lombardia. Ma cosa significa fare attività internazionale in CIS Lombardia? La CISL, già dal preambolo del suo statuto, con grandissima lungimiranza, aveva elencato tra i suoi obiettivi promuovere con ogni mezzo la solidarietà economica tra i popoli e far riconoscere il principio della libera circolazione del lavoro nel mondo e del libero accesso alle materie prime, stabilire e intensificare i rapporti di fraterna collaborazione con le organizzazioni sindacali democratiche di altri paesi, allo scopo di contribuire al benessere generale e alla pace tra i popoli. Ecco, proprio questi sono gli obiettivi che ci siamo dati al Dipartimento. Vogliamo essere un punto di riferimento ed essere a servizio dell'organizzazione, delle strutture e dei nostri iscritti su questi temi. Sviluppare la cooperazione con i sindacati degli altri paesi europei e non solo, a partire dalla rete sindacale Quattro Motori per l'Europa. A questo proposito vorrei salutare l'amico Monsieur Christophe Roseret, segretario regionale CFDT Auvergne-Rhône-Alpes, che ci ha raggiunto e che testimonia appunto la consolidata relazione che abbiamo nella rete Quattro Sindacali Motori per l'Europa. Per raggiungere questi obiettivi realizziamo una serie di azioni, di interventi. Senza farle troppo lunga, voglio citare solo alcune delle attività che abbiamo in corso. Nell'ambito delle attività di europrogettazione, che ci permettono di rafforzare la nostra incisività e la nostra attività anche a livello europeo, stiamo realizzando insieme a FEMCA e FIM della Lombardia il progetto europeo Smart Factory, Fabbrica Intelligente, Industria 4.0, che ci vede coinvolti insieme ai colleghi tedeschi, svedesi e spagnoli, e questo progetto mira a ipotizzare i possibili scenari futuri conseguenti alla quarta rivoluzione industriale, in modo da alla fine essere pronti come sindacato a recitare un ruolo da protagonista dei cambiamenti. Un secondo importante progetto è il progetto europeo BIBOP sui CAE, sui Comitati Aziendali Europei e Diritti di Informazione e Consultazione, che ci vede coinvolti come USR, come capofila del progetto, insieme ai sindacati spagnoli, francesi e rumeni. Questo progetto dà continuità a un lavoro ormai consolidato a livello unitario da anni in Lombardia su questi temi. Per quanto riguarda l'ambito della cooperazione e lo sviluppo, grazie all'azione di ISCOS Lombardia realizziamo progetti di co-sviluppo e di solidarietà internazionale, e a questo proposito vorrei rivolgere un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno dimostrato un impegno concreto a sostegno del progetto che stiamo realizzando con ISCOS Lombardia in Perù in memoria di Franco Giorgi. Perù, latte fonte di vita. Il vostro sostegno è per noi fondamentale per poter creare le opportunità lavorative per i giovani della zona di Bucayacu sulle Ande peruviane e per continuare ad investire nello sviluppo di tutta la zona. Sul versante invece delle politiche migratorie, grazie ad AMOS Lombardia, agiamo per tradurre in azioni di politica sociale il dettato statutario dell'AMOS e la visione sociale della CISL, con l'obiettivo di costruire una società equa e rispettosa di ciascuna persona come portatore di unicità. Infine, e chiudo, ci tengo a ringraziare le categorie e le USL della Lombardia, con le quali vantiamo da anni una buona e reciproca collaborazione su questi temi, che tradotto nella pratica significa la condivisione di programmi di lavoro comuni. Ecco, il nostro auspicio è quello di proseguire su questa strada, lavorando insieme anche in futuro, in modo sempre più sinergico, in maniera sempre più concreta, per alimentare una nuova cultura europeista ed internazionale in CISL e per avere la convinzione che tali temi devono entrare a far parte del bagaglio culturale di ogni sindacalista ad ogni livello.